Tanto che ci pensavo, sono finito mio malgrado a seguire l'ennesima campagna denigratoria nei confronti degli infermieri. E da lì ho iniziato a pensare che quello poteva essere una buona idea. Oggi non posso, amore, devo andare a lavoro. Ma tu che lavoro fai? Sono infermiera. Io penso prima a quello che voglio raccontare e poi pian piano cerco di imparare una tecnica che si adatti a quello che ho intenzione di dire. Visto che con le parole non sono mai stato particolarmente bravo a raccontare quelle che sono le emozioni, quella che è l'aria che si respira nel nostro mondo, allora riesco meglio con le immagini. Poi a seconda dell'argomento ho provato a scegliere qualcosa di più tecnico come l'anno scorso, qualcosa di più poetico, romantico come il primo video che avevo proposto o come anche quello di quest'anno in cui cerco di raccontare qualcosa che altrimenti avrei difficoltà a esprimere. E intanto che ci pensavo, sono finito mio malgrado a seguire l'ennesima campagna denigratoria nei confronti degli infermieri. Ho iniziato a pensare che quello poteva essere una buona idea e ho deciso che piuttosto che investire le mie energie nel confutare tutte quelle cose false e negative che volevano farmi credere, ho pensato che forse sarebbe stato meglio proporre qualcosa invece di vero e positivo riguardo alla nostra professione. La risposta in realtà sta nel sorriso della protagonista, nel ripercorrere quella che è la sua attività, la sua professione, la sua scelta e decidere, ma quello che voleva far passare era che in fondo la risposta a lei non interessava darla a nessuno, la risposta era quella che si dava da sola. Devo dire che ho trovato dei colleghi molto complianti, molto bravi, per cui è stato un lavoro relativamente semplice. Alla fase delle riprese ci siamo anche parecchio divertiti, devo dire. Oltre a tutti i ringraziamenti dovuti ai colleghi, anche alla stessa amministrazione dell'ospedale che comunque ci ha appoggiati in questa avventura. Ringrazio anche mio figlio che ha gentilmente messo a disposizione e che mi ha creato ad hoc la colonna sonora.